siamo con Alessandro Riceci, che è uno degli attori, dei giovani attori che stanno occupando il Teatro Valle. Alessandro, ci dici due cose sul perché avete occupato il teatro? Dunque, abbiamo occupato il Teatro Valle perché il Teatro Valle è un simbolo dello stato dell'arte in Italia, dello stato della cultura in Italia. Il Teatro Valle è un teatro simbolo perché era uno dei quattro teatri dell'ente teatrale italiano, che era l'ente che è stato chiuso l'anno scorso a seguito dei tagli che il governo ha deciso per far fronte alla crisi economica. L'ente teatrale italiano aveva quattro teatri storici. Il Teatro Valle è uno dei più bei teatri che abbiamo in Italia, del 1700, il teatro dove Pirandello ha messo in scena la prima replica dei Sei personaggi in cerca d'autore. Quindi è un teatro di grandissima importanza. E, questo teatro rischiava la chiusura e rischiava di passare in mano ai privati l'anno prossimo a seguito di un bando che il comune dovrà fare. Ora, siccome noi crediamo che la cultura sia un bene comune, anche a seguito del grande successo dei referendum, abbiamo deciso di occupare questo teatro proprio per far capire e lanciare un segnale che, come l'aria e come l'acqua, anche la cultura è un bene comune, possiamo riprendercela e possiamo mettere in scena una vera protesta rispetto a quello che è un bene comune che ci stanno per togliere. Per chi non è di Roma, raccontaci in breve che cosa accade alla sera al Teatro Valle. Dunque, il Teatro Valle occupato è occupato da 14 giorni, anzi di più, dal 14 di giugno esattamente, e dal 14 di giugno ogni giorno, il pomeriggio ci sono assemblee, che hanno dei focus di varia natura, sui diritti dei lavoratori dello spettacolo, sulle forme di finanziamento della cultura in Italia, sul futuro del Teatro Valle. E la sera c'è una serata aperta dove tutti i lavoratori dello spettacolo, tutte le persone che sono motivate e vogliono sostenere questa lotta possono entrare e danno un contributo artistico a quella che è l'occupazione. Quindi noi cerchiamo di mettere insieme due aspetti: uno che è quello di approfondimento, di studio, che è quello di una vera lotta, e dall'altra parte il sostegno, chiamiamo così, artistico, dove anche c'è un coinvolgimento tra pubblico di cittadini normali e lavoratori dello spettacolo. Che cosa volete ottenere, Alessandro? Cosa sarebbe il tuo sogno, il vostro sogno? Dunque, questa lotta è cominciata 3 anni fa. L'occupazione del Valle non nasce così da un giorno all'altro. È cominciata 3 anni fa perché quando abbiamo cominciato a protestare, a fare una battaglia di informazioni in difesa dei diritti dei lavoratori dello spettacolo, perché i lavoratori dello spettacolo non sono riconosciuti dallo Stato, siamo ancora soggetti a una legge, a un regio decreto del 35 che fa sì che i lavoratori dello spettacolo non siano soggetti alla disoccupazione, non gli venga riconosciuto il diritto di disoccupazione. Ci sono delle leggi che non ci sono tutele, non ci sono ammortizzatori sociali per una categoria che manda avanti un'industria da 68 miliardi di euro l'anno. Siamo 250.000 lavoratori, non siamo tutelati in nessun modo. L'occupazione del Valle è la punta più alta in questa lotta che è cominciata 3 anni fa, proprio per mettere a fuoco tutta la serie di questioni. Quindi c'è una rivendicazione molto forte sulla difesa dei diritti dei lavoratori, quindi tutele welfare, ammortizzatori sociali, e faremo una rivendicazione molto forte facendo una riflessione sulle leggi che ci sono, su cui c'è una discussione molto aperta. Vogliamo che il Teatro Valle mantenga la sua funzione, cioè quella di teatro pubblico, e quindi vogliamo che il pubblico si assuma la responsabilità di gestire in modo virtuoso, trasparente, coerente un teatro pubblico per la cittadinanza e non che svenda il bene pubblico e lo faccia diventare un bene privato. Vogliamo insieme innescare una piccola rivolta culturale che parte da una categoria che è stata abbandonata, vessata,
offesa in tutti i modi dai ministri che avrebbero dovuto difendere, non ultimo il ministro Bondi, ma penso al ministro Sacconi che si dimentica dei 250.000 lavoratori, penso al ministro Tremonti che o non sa fare l'aritmetica o non sa fare, o c'è una volontà politica di uccidere quello che è la cultura. Vogliamo innescare una piccola rivolta culturale. Abbiamo lanciato l'appello di occupare un teatro in ogni città, perché i teatri hanno un valore inestimabile, non tanto in quanto mura o storia che possono raccontare o che hanno vissuto e che quindi possono raccontare, ma in quanto luoghi di vita, luoghi che possono essere catalizzatori di grandi energie, di storie, e possono essere delle grandi piazze non censurabili,